dividiamo a metà la pasta sfoglia. Divido ancora a metà una sezione. E ancora a metà. Da questa parte quindi ho ottenuto 4 rettangoli. Senza arrivare fino in fondo, creerò dei tagli laterali. Da un lato e dall'altro. Con una forchetta andiamo a schiacciare. Posizioniamo un pezzetto di wuster su ogni rettangolo che abbiamo realizzato. Andiamo ad avvolgere. In questo modo. E lo tagliamo a metà. Se vi piace potete anche stringere le punte così da dare proprio l'idea del petalo. Per rendere più realistica l'idea dei fiori, io li vado a inserire in alcuni pirottini in silicone. In realtà non è necessario, potete anche lasciarli semplicemente sulla carta forno, si apriranno solo un po' di più. Invece in questo modo resteranno più chiusi, dando proprio l'idea del fiore. Per la seconda idea vado a realizzare delle striscioline all'incirca un centimetro di larghezza. Potete realizzare i fiori a 4 o a 6 petali, quindi andremo ad utilizzare 2 o 3 striscioline. Richiudetela. Ottenendo quindi un cerchio. Prepariamo la farcitura con 100 g di ricotta, 100 g di spinaci già lessati, 100 g è il peso degli spinaci già lessati. Io li ho cotti in acqua già salata.
Aggiungiamo ancora un pizzico di sale, giusto per dar sapore alla ricotta, un po' di pepe e un po' di noce moscata se vi piace. Lavorate bene il tutto fino a ottenere una crema morbida. Se preferite potete anche passarlo un po' al mixer. Andiamo ad inserire la crema nei buchi formati. Come vedete, io lascio la parte centrale vuota e andiamo a schiacciare. Ecco il nostro fiorellino, questo è a 4 petali. Se utilizzerete 3 cerchi, otterrete un fiore a 6 petali. Andiamo ora ad infornare i nostri petali di pasta sfoglia a 200 gradi per circa 15 minuti, finché saranno ben dorati. Se volete potete anche spennellarli con un po' di uovo battuto sulla superficie. Ed ecco i nostri rustici fiori di sfoglia appena sfornati. Come sempre, se l'idea vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!